visualizzazioni e piano piano io veramente quando leggo Sonia Santarpia in diretta, se non sto lavorando o a volte anche quando lavoro non riesco a resistere, devo cliccare sopra, devo guardare cosa fai. Come mai attrai così tanto Sonia secondo te? Ma un po' per vedere i miei capelli che sono sempre disordinati. Questo è vero, tu ce l'hai molto con la storia dei capelli, devo dire. Sì, io ho un brutto karma. Si vede che nella vita scorsa ero una parrucchiera dispettosa. Non riesco a pettinarmi, Maurizio. Cioè, proprio quando ero maschietto, un po' di gel, capelli corti e via. Adesso donna con la spazzola, e chi piega e fa e disfa. Insomma, è una cosa che non si può vedere. È una rottura di scatole, insomma. Ma allora, Sonia, senti, io ne voglio anche approfittare. Volevo per chiederti, siccome sono veramente uno che segue i tuoi video, ma metto anche sempre like, insomma, almeno quando li guardo, devo dire che tu tratti molti argomenti quando sei all'interno dei tuoi video, delle tue dirette, dove a volte parli anche del tuo percorso personale, che è quello da ex uomo, che è diventato comunque completamente donna. Una delle cose che mi ha sempre colpito più di tutte è che a volte ti sento con una nota di rammarico su questa scelta. Molto, Ma come mai, Sonia? molto, molto. Perché vedi, il percorso che si fa con vari psichiatri, psicologi, comunque nessuno è capace di leggerti all'interno quello che davvero, come posso dire, quello che provi. Io ho fatto Certo. il percorso, stata idonea per l'operazione, anzi addirittura nella sentenza tribunale c'è scritto necessita intervento. Necessità addirittura. Questo fa sorridere. Vedi, anche nelle cose serie tu ci fai sempre sorridere, non c'è nulla da fare. Insomma, il problema è questo, che io vorrei fare le conferenze a tutte le transessuali che stanno facendo il percorso per dissuaderle nel fare questo passo, perché vedete, si leggono nelle carte che devi fare comunque delle ginnastiche 5 volte al giorno, quindi cioè non puoi andare a fare la spesa, che devi andare fino a una stanzina per la dilatazione, che sennò si chiude Ecco. cioè, ogni 2 ore. E questo, se tu lo leggi, vabbè, dici, vabbè, ma quando ti trovi comunque a 5 volte al giorno, metterti sul lettino, farti tutte le dilatazioni, perché sennò si chiude, il panico, Dio, Madonna, ho saltato una dilatazione, cioè non è che tu diventi donna e comunque bene, hai la tua vagina e ne puoi fare quello che vuoi, non la usi per 3 settimane, no, tu la devi usare tutti i giorni, o col tuo compagno, poverino, fai un beso che arrivi 5 volte al giorno, No, lo distruggo, basta, non ce la fa anche più. no, eh? Non ce la fa più. Non ce la fa più. E quindi voglio dire, io avendo fatto comunque le dilatazioni molto, molto male, insomma, mi si è chiusa come un bocciolo di rosa. Ecco, e quindi la dovrai sottoporre a un altro intervento per, diciamo, Riaprirla, ecco, esatto. Però tu insomma. capisci che se io avessi comunque 20 anni, 30 anni, quello che è, sono giovane, insomma, si ha la possibilità di, ma avendo comunque 50 anni, già in grande tempo, ma tu mi ci vedi a 60 anni a farmi la ginnastica mia 5 volte al giorno? Guarda, guarda, cara Sonia, non lo so, ma non voglio manco immaginare, devo dire, meglio non immaginare queste scene. Per quanto invece riguarda cioè dire, la sensibilità che si ha è uguale, nel senso che riusciamo anche noi, grazie al cielo, a diversità delle donne che diventano uomini, che non hanno comunque piacere a livello sessuale, noi uomini che diventiamo donne abbiamo comunque una sensibilità, quindi un godimento, e questa è una cosa molto positiva. L'unico problema è questo. Cioè, se non lo usi si chiude e poi vai a fare degli interventi che possono comunque complicarti maggiormente la situazione, nel senso che si sfondano in un modo molto brusco, vanno nell'intestino, insomma, Insomma. faccio un intervento col sorriso, ma con la paura che comunque, insomma, si è riparlato anche di un'altra transessuale che ha avuto lo stesso mio problema e adesso a vita avrà il sacchettino appiccicato alla pancia. Ecco, Che non quindi so come si diciamo chiama. sono molto forti come scelte, devo dire, quindi uno deve essere molto. Però, Sonia, una domanda quindi che ti voglio fare, che anche questa è una domanda molto personale, devo dire. Cosa vedi nel tuo futuro? Cosa cerchi nel tuo futuro? Allora, io ho avuto una vita molto, come posso dire, difficile, nel senso che
essendo comunque una transessuale, ho perso il lavoro, io lavoravo per Mediaset, non lo sai, no? Certo. Questo è il mio curriculum. E essendo diventata donna, comunque ho perso i clienti. Perché, boh, non lo so, non capivo se andavano da un astrologo o andavano perché comunque ero uomo, non lo so. Comunque ho perso i clienti. E ho passato un periodo molto drammatico della mia vita, che sono andata a pesare 60 kg e non ho nulla con chi si prostituisce, ma non ce la faceva, era più forte di me, quindi ho tentato il suicidio, ho preso 90 sonniferi e sono viva per miracolo. E il mio futuro non lo vedo, io vivo oggi, nel senso che quello che in questo momento sto vivendo so che è reale ed è così. Se faccio progetti per il futuro magari non so neanche se domani ci arrivo, quindi nel buddismo è vivere il presente, il passato non puoi fare nulla, il futuro non puoi sapere se ci arrivi, quindi vivere il più possibile al 1000 per 1000, dando gioia alle persone che incontri, perché magari tu sei la causa di gioia per la persona che ti ha incontrato. Questo è il mio futuro, vivere il presente. È una bella cosa ed è anche un bel messaggio che hai detto, soprattutto nella parte finale. Sonia, ora invece adesso entriamo anche un po' nel vivo della tua rubrica Psicologia dei Sogni, anche se oggi ti voglio fare prima delle domande, perché molto spesso, anche sempre nei tuoi video, parli del karma, insomma anche in questo caso qui hai usato la parola karma, ma ci vuoi spiegare esattamente che cos'è il karma? Allora, il karma è l'equilibramento di tutte le situazioni, ogni causa produce un effetto. Se io butto un sasso in uno stagno, l'effetto che fa il sasso quando cade nell'acqua è quello di avere dei cerchi concentrici, quindi la causa del sasso provoca comunque delle incrostature dell'acqua. Ogni azione negativa che noi facciamo, ne subiamo poi le conseguenze negative, per farci capire gli errori che sono stati commessi. Io sono buddista, ma sono molto indirizzata anche nella filosofia cattolica. Okay. Tu pensa che lo stesso Dio, per equilibrare il karma del peccato originale, e non è stato immune neanche lui, ha dovuto mandare sulla terra suo figlio ed essere morto, per equilibrare il karma. Quindi se lo stesso Dio ha dovuto comunque stesso lui riequilibrare con la sofferenza un'azione negativa che è stata commessa dall'uomo, lo stesso lo facciamo noi. Quindi ci sono dei karmi istantanei, nel senso che se tu fai un'azione negativa magari il giorno dopo cadi dalle scale piuttosto che la situazione va male, oppure se sono cose molto drammatiche. Dio è troppo buono per punire e per mandare all'inferno una persona, Dio non manda all'inferno a nessuno, ma se hai fatto degli errori grandissimi ti dà la possibilità di rincarnarti per non commettere gli stessi errori, magari sotto una forma penalizzata, proprio per capire, per scontare quello che hai fatto di negativo. Insomma, e questo è un po' il resoconto di quello che è effettivamente il karma. Mentre molte volte capita che si parla anche di una aurea, nel senso che le persone hanno un colore, che se non sbaglio, questo colore fa parte della nostra aurea, che se non erro l'aurea è la nostra energia interiore. No, esteriore. Vedi, non avevo capito una mazza. Ci vuoi spiegare meglio esattamente, Sonia? Sì. Perché oggi la puntata la voglio, te l'avevo detto prima un po' in privato, però è su di te, quindi voglio farti raccontare, ma voglio anche parlare e toccare i tasti della rubrica, ok? Allora, l'aurea è un'energia che noi sprigioniamo e che manifesta quello che abbiamo interiormente, ci protegge e ci evidenzia, ci fa evidenziare tramite altre entità di come stiamo vivendo certe situazioni, nel senso una persona è malata di una malattia piuttosto che di una situazione negativa, cattiva, un serial killer, ha un colore evidenziato che si può vedere. Ci sono due modi per vedere l'aurea. Uno è che la macchina fotografica Kibrian, è una macchina fotografica speciale che ti fa una fotografia ed evidenzia poi il colore della tua aurea. Ma che bello! Le persone malate hanno un'aurea sul viola. Le persone buone hanno un colore sul d'oro, giallo, le persone che sono che emanano molta empatia, molta arancione, non so, il fatto dell'aurea tu la puoi percepire anche, non so, se tu vai in un bar, vedi una persona, non hai nessun contatto con questa persona, la vedi, la senti parlare e ti sprigiona una grandissima voglia di andare lì e conoscerla.
E questo, ok, ho Perché la capito cosa. tua aurea, mettendosi in contatto con l'aurea di questa persona, percepisce che questa persona è brava e quindi ne hai bisogno di comunicare. Se non so, se tu vai anche in un ospedale dove ci sono delle persone malate, senti proprio una pesantezza a livello tuo fisico, perché l'aurea viene a contatto di questa persona malata, quindi viene, tra virgolette, infettata. Infatti, chi comunque aveva la possibilità, adesso grazie al cielo non ce ne sono più persone che potevano mandare le classiche fatture, non avevano altro che la possibilità di poter modificare la propria aurea nella malattia, quindi infettarsi la propria aurea, toccare l'aurea della persona che volevano infettare, poi loro erano capaci di far ritornare la loro aurea nel colore proprio, infettandoti la tua, quindi dopo tu cadevi malato. Ma senti là, ma senti lì che storia con la nostra Sonia, che poi fondamentalmente in tanti magari vorrebbero sapere, ma non sanno. Ah, qui ci fanno anche dei saluti da Roma, da Ale e Marzio, che mandiamo un bacione. Sonia, salutami. Che Alessandro, io ho anche consigliato di parlarti, non so se poi Alessandro ti ha parlato, Sonia. Non so chi è Alessandro. Perché c'è un ragazzo di Roma che parlava di un sogno che aveva fatto, Alessandro, però appunto sotto il suo post gli avevo consigliato di contattare te. No, non mi ha Figurati. contattato. Quindi Alessandro Alessandro, gli infetterò l'aurea. ecco, Gli allora farò Alessandro, diventare dato il pistolino che piccolino. è, ecco, no, dato che Alessandro è in diretta, gli voglio dire subito, immediatamente, contatta Sonia Santarpia, che lei è proprio l'addetta ufficiale, ufficiosa. Dell'interpretazione onirica proprio dei sogni che Dei fate voi in sogni. diretta. Oggi abbiamo un po' cambiato, diciamo, tono no, alla rubrica di Sonia, ma solo perché volevo far conoscere Sonia un po' meglio, sia parlando di lei a livello personale, ma sia facendo spiegare ulteriormente delle cose che fanno poi parte anche del mondo della Sonia, no, Sonia? Ecco, Certo che sì. Alessandro E ovviamente chi si aveva iscrive, fatto che lo farà. dell'aurea? Alessandro ti scriverà, quindi ecco, quindi mi Ok, raccomando. dico noi, è chiaro il fatto, il discorso dell'aurea come viene, c'è questa macchina fotografica che si chiama Kibrian, che fotografa l'aurea, quindi ti dice com'è la tua aurea, come è composta, che colori ha, e poi ci sono Ok, persone che hanno la possibilità di vederla anche senza macchina fotografica. insomma, quindi io sono cercato, quindi secondo Ti è me mai dovrei. capitato a te andare in un bar o passeggiare e vedere una persona che quando la vedi ti è antipatica anche se non ti ha fatto nulla? Spesso, spesso, O simpatica? Ecco, questa è spesso. l'aurea che infetta la tua, tocca la tua aurea, percepisci che è una persona buona, quindi la vuoi frequentare. Ah, ecco, quindi Sonia, io purtroppo devo dire che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento anche questa settimana. Ricordo sempre che se anche oggi non abbiamo parlato dei sogni, abbiamo parlato di altro, ma per chi volevo io approfondire in maniera diversa, che potete scrivere i vostri sogni a info@radioplastic.it, precisando che è per Sonia Santarpia e per la rubrica Psicologia dei Sogni, a cui dovete mettere un like alla pagina Facebook di Se no la Sonia. chiudo, La chiude, insomma, chiude tutto, Sonia. Sonia, io ti mando un fortissimo abbraccio come sempre, noi ci sentiamo e ovviamente tanto ti vedrò in diretta. Stasera fai una diretta per favore, no? Sì, faccio una diretta, Però però poi dopo le grazie con 8, eh? un mio aforisma, che tu lo sai, non scritti Sì, sì, sì. 3.000. Vai, vai, prego, Lo sempre chiedi come sempre per chiudiamo con te. te, quindi vai, Sonia. Allora, il giorno in cui accetterai i tuoi difetti, avrai inizio il tuo cammino verso la perfezione. Sonia, quanto ci piaci. Sonia, ti mando un abbraccio fortissimo, ci sentiamo settimana prossima. Un bacione, E ciao! ancora musica qui con Radio Plastic. Was it all?